Mattini di Cristina Alessia e oggi vi parlerò dei libri che ho letto nel mese di aprile. Scusatemi per la voce, sono stata male praticamente tutta settimana e non mi sono ancora ripresa ed è un po' per questo che mi sono ridotta all'ultimo per girare questo video. Prima di iniziare voglio fare la mia solita piccola premessa. So che è una cosa non gradita e che alcuni di voi metteranno addirittura non mi piace per questo motivo, anche se tra parentesi non capisco perché vi dia così fastidio, perché alla fin fine se voi avete già fatto o avete intenzione di fare quelle cose che io vi vado a dire nella premessa dovreste sentirvi orgogliosi perché siete dei veri fan che mi sostengono. Però io ci tengo a dire queste cose lo stesso, anche se alla maggior parte di voi non piace, perché lo trovo giusto nei confronti di chi magari si è appena iscritto o di chi queste cose proprio non le sa, perché c'è sempre qualcuno che cade dal pero e dice: oh mio Dio, ma davvero esiste un codice di affiliazione di Amazon? Oppure: oh mio Dio, ma perché tu hai Instagram? Quindi mi spiace davvero tantissimo per chi odia sentire queste cose, soprattutto odia sentirsele ripetere da vari booktuber, però io vi ricordo che se il mio lavoro qua su YouTube vi piace potete sostenerlo iscrivendovi al mio canale, cliccando la campanella per non perdervi nessuno dei video che posto, lasciandomi un mi piace e un commento se vi va ai video e seguendomi sui social, in particolare Instagram, dove vi aggiorno sulla pubblicazione dei video. Sono anche affiliata di Amazon, quindi se faceste acquisti utilizzando il codice o il link di affiliazione che vi lascio qua sotto nell'info box, Amazon mi paga una piccola commissione che posso usare per proporvi nuovi titoli sul canale. Ma ora basta con queste cose noiose e cominciamo a parlare di libri. Nel corso di aprile ho letto L'atroce accademia, L'ascensore ansiogeno, Il vile villaggio, Lo stile ospedale e Il carosello carnivoro di Lemony Snicket, rispettivamente il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono libro in una serie di sfortunati eventi. Non vi starò a parlare troppo di questi libri, sia perché sono comunque dei volumi in una serie e anche abbastanza avanti nella serie, ma anche perché, se devo essere onesta, non è che mi abbiano lasciato questa grandissima impressione. Allora, io in realtà ho letto questi libri più che altro perché volevo guardare la seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi, il telefilm di Netflix, e sapete come sono, sapete che io preferisco di gran lunga leggere prima il libro e poi andare a guardare l'adattamento cinematografico o telefilmico che ne è stato fatto, perché mi piace proprio vedere le differenze tra i due prodotti. E anche se la seconda stagione del telefilm mi è piaciuta meno rispetto alla prima, se devo essere sincera, a me piace molto di più la serie TV rispetto ai libri. Per carità, anche la serie TV ha i suoi difetti, anche la serie TV non è perfetta, però siccome io i libri li sto leggendo per la prima volta adesso a 24 anni e non sono esattamente il target di questi libri, li trovo abbastanza sottotono rispetto invece alla serie TV, che invece cerca di rivolgersi ad un pubblico più ampio. Quindi non vi sto a parlare tanto delle differenze tra libri e serie TV, avevo già fatto un video dove confrontavo i primi 4 libri con la prima stagione un bel po' di tempo fa. Se può interessarvi, e nel caso vi interessi fatemelo sapere qua sotto nei commenti, potrei fare una sorta di follow up a quel video e quindi parlarvi delle differenze tra questi 4-5 libri, non mi ricordo quanti sono, e la seconda stagione del telefilm tratta da questi libri. E magari, non so, parlarvi più nei dettagli della mia opinione dei libri e del telefilm, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se potrebbe interessarvi, potrebbe piacervi un video del genere e nel caso se lo vorreste con o senza spoiler. Un altro libro che ho letto ad aprile è stato La verità sul caso Eric Bear di Joël Dicker. E io qua vi sto mostrando la mia copia in inglese che mi è stata regalata da una delle mie BFP, ovvero la Jodie Joriz. Il suo canale è qua sopra, ma esiste anche in italiano questo libro e qua sotto nell'info box vi lascio il link alla versione italiana. Questo romanzo parla di come nell'estate del 1975 un autore abbastanza disastrato di 33 anni, Eric Ber, si innamora di una ragazzina di 15 anni di nome Nola Kellergan e di come 33 anni dopo il corpo senza vita di Nola viene ritrovato nel giardino di Keber, che diventa quindi l'unico indagato, l'unico sospetto. A indagare su questo caso e a spingere perché la verità venga fuori, oltre alla polizia, è diciamo l'allievo, il pupillo di Eric Ber, ovvero Marcus Goldman, un altro scrittore alle prime armi. Questo è un libro che divide molto l'opinione pubblica, l'opinione dei lettori, perché io ho sentito solo opinioni super positive di gente che questo libro l'ha amato o opinioni molto negative di gente che l'aveva odiato. E dove mi colloco io in questo dibattito?
Diciamo che io sto un po' nel mezzo, perché questo libro mi è piaciuto abbastanza, mi è piaciuto il fatto che mi abbia sempre tenuto col fiato sospeso, senza sapere mai che cosa sarebbe successo dopo, colpo di scena dopo colpo di scena. Mi è piaciuto il caso, mi è piaciuto l'indagine, mi sono piaciuti alcuni svolgimenti, ma allo stesso tempo alcuni svolgimenti, alcuni colpi di scena non mi hanno fatto impazzire, nel senso che io personalmente, se fossi stata l'autrice di questo libro, avrei preso una direzione diversa. Ho riscontrato poi diversi problemi nella struttura e nel ritmo di questo libro, nel senso che per quanto riguarda la struttura, per esempio, c'erano scene che trovavo fin troppo ridondanti, scene che si ripetevano senza un reale bisogno che si ripetessero. Per quanto riguarda il ritmo, invece, c'erano dei punti in cui era praticamente immobile, dove non succedeva niente, dove Marcus non sapeva più che pesci pigliare, perché sembrava che non ci fossero più piste da percorrere, mentre invece verso la fine succede un determinato colpo di scena che fa velocizzare il ritmo in una maniera assurda, al punto che appunto nelle ultime non so quante pagine succede tutto, succede il pandemonio. Quindi sì, non definirei questo libro un capolavoro, perché comunque ci sono stati degli elementi, degli aspetti di questo libro che non mi hanno fatto impazzire, ma allo stesso tempo non lo butterei nemmeno in discarica, nel senso che comunque mi ha tenuto col fiato sospeso nel corso della lettura, che è un po' quello che secondo me un buon giallo, un buon thriller deve fare. L'altra lettura di aprile è stata First Class Murder, ovvero Omicidio in prima classe, di Robin Stevens. Questo è il terzo libro nella serie di Miss Detective che abbiamo letto in una read along assieme alle BFFB di, ovvero alla Jodie Joritz, Lari del figlio di Arianna e la Donnie di Cheap is the Way. I loro canali sono qua sopra nelle schede. Non starò a parlarvi troppo nemmeno di questo libro, sia perché è il terzo di una serie, ma anche e soprattutto perché ne abbiamo parlato abbastanza nei dettagli nella live che abbiamo fatto sul canale della Doni, che vi lascerò linkata o nelle schede o qua sotto nell'info box. Per chi però fosse interessato ma non ha mai sentito parlare di Robin Stevens o di Omicidi per signorine, in pratica questa è una serie che parla di due ragazze, due migliori amiche, Hazel e Daisy, che fondano una sorta di piccola agenzia investigativa e che nel corso delle loro vite, delle loro esperienze di vita, si ritroveranno a dover risolvere diversi omicidi. Questo libro in particolare è una sorta di omaggio a Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie, come si può forse dedurre da Omicidio in prima classe, Il treno in copertina. Infatti l'omicidio che avverrà in questo libro avverrà proprio sull'Orient Express, dove Hazel e Daisy sono in viaggio, in vacanza. E nella live ho già parlato delle mie impressioni dettagliate di questo libro, ma in generale posso dirvi che questo terzo volume mi è piaciuto un sacco. Non è il mio preferito o tra i miei preferiti, ma mi è piaciuto molto, mi è piaciuto molto vedere appunto i richiami e gli omaggi a Assassino sull'Orient Express, ma in generale ad Agatha Christie, e mi piace un sacco vedere come in ogni libro le nostre protagoniste crescono, maturano, e come in ogni libro riusciamo a vedere un nuovo lato della loro personalità. E quindi sì, non vedo veramente l'ora della prossima read along e di scoprire che cosa succederà nel prossimo caso della Detective Society. E infine l'ultimo libro che ho letto ad aprile è stato I'll Never Change My Name di Valentin Chmerkovsky. So che starete pensando: chi? Non preoccupatevi, perché a meno che non seguiate come me la versione americana di Ballando con le Stelle, è molto improbabile che lo conosciate. In breve, Val è un ballerino professionista e un coreografo che appunto partecipa a Ballando con le Stelle, la versione americana, che è molto meglio di quella italiana, ma comunque questo non è importante. E in questa sottospecie di autobiografia, perché non è un'autobiografia vera e propria, come dice lui stesso all'interno del libro, sarebbe stupido, addirittura un po' presuntuoso per un 32enne scrivere un'autobiografia. Però in questa sorta di autobiografia Val ci racconta a tratti della sua vita più personale, della storia della sua famiglia, di come siano emigrati dall'Ucraina agli Stati Uniti quando lui aveva 8 anni, e a tratti della sua carriera professionale, quindi di come è passato dalle competizioni
professioni professioniste di ballo da sala a appunto diventare uno dei professionisti di Ballando con le Stelle, la versione americana che è molto meglio di quella italiana, ma questo non è importante. Questo libro mi è piaciuto veramente tantissimo, non che mi aspettassi nulla di diverso, perché adoro Val, mi piace un sacco la sua personalità e il suo senso dell'umorismo, adoro la sua famiglia, adoro suo fratello che è un altro ballerino professionista di Dancing with the Stars. Ma la cosa più bella di questo libro è stata appunto vedere come Val abbia infuso il libro e ogni singola parola della sua personalità unica. Ci sono momenti molto drammatici che sono scritti però in una maniera molto normale, cioè non sono fatti per farti fare il piantino gratuito o farti provare pena nei suoi confronti. Ci sono momenti anche imbarazzanti che sono narrati con un'onestà veramente nuda e cruda, cioè Val non si nasconde dietro quei momenti della sua vita che magari sono più imbarazzanti, lui li racconta molto tranquillamente. Poi ci sono ovviamente i momenti più divertenti, perché Val, ma in generale la famiglia Chmerkovsky, è una famiglia divertentissima che mi fa spezzare dalle risate, quindi qualsiasi cosa dicano al 99% delle volte mi fa ridere. E poi ovviamente, perché altrimenti non sarebbe Val, ci sono i momenti più inspirational, cioè quei momenti in cui lui cerca di ispirarti ad essere una persona migliore, ispirarti a cercare di fare il più possibile, di lavorare il più duro possibile per far sì che i tuoi sogni diventino realtà. E tutti questi momenti sono un po' una sintesi della personalità di Val, quindi è proprio per questo che mi è piaciuto così tanto leggere questo libro, perché mi è parso di conoscerlo meglio e di capirlo molto meglio. Perché sì, questo libro è scritto in una maniera che ti permette davvero di conoscere Val meglio come persona e non come semplice celebrità che vedi magari in Dancing with the Stars piuttosto che segui su Instagram. E ci sono stati dei momenti in cui addirittura avevo la lacrimuccia all'angolo dell'occhio, perché onestamente mi ritrovavo davvero tantissimo in quello di cui stava parlando. Ovviamente non posso ritrovarmi parola per parola nelle esperienze di vita che ha fatto, ma mi sono ritrovata tantissimo in come si definisce, o meglio in come sceglie di non definirsi, perché Val odia quelle etichette, quelle parole che ti definiscono in maniera molto facile. Cioè lui dice: io sono varie cose, non posso essere definito da una o due etichette che la gente sceglie di appizzarmi addosso. In questo mi sono ritrovata molto. E poi mi è piaciuto tantissimo in tutte le parti in cui parla di suo fratello, perché si vede davvero tantissimo l'amore sconfinato che provano i suoi confronti, una cosa nella quale mi sono appunto davvero molto ritrovata. Però sono onesta anch'io, e essendo appunto anche Val molto onesto, penso che mi perdonerà se dico queste cose. Ci sono state due cosine che di questo libro mi hanno fatto un po' storcere il naso. In primis quei mini capitoli in cui riassumeva la sua esperienza delle varie stagioni di Dancing with the Stars alle quali aveva partecipato. Le ho trovate un po' superflue, se devo essere sincera, perché ok, sì, è stato bello vedere la sua prospettiva di quella particolare stagione e del partner che aveva avuto, ma allo stesso tempo io quelle stagioni le ho viste, non mi serviva tantissimo vedere un riassunto, sapere che cosa era successo, se aveva vinto o meno, che cosa ne aveva pensato, eccetera. E la seconda pecca che ho riscontrato, anche se questa tecnicamente non è colpa sua ma dell'editor, è che c'erano diversi piccoli errori qua e là. Non errori di ortografia, ma errori, li chiamerei tecnici, cioè quando parlava per esempio dell'ultima stagione alla quale aveva partecipato di Dancing with the Stars e parlava della partner che aveva avuto in quella stagione, continuava a dire stagione 26 quando la stagione in questione era la 25. Dico, lui non ha controllato, magari si è confuso e ok, ma l'editor dov'era? Questo è l'esempio più eclatante che mi ricordo, però mi ricordo che c'è stata almeno una o due altre volte che è capitata una roba del genere, che mi ha stupito, perché dico, appunto, ok, può capitare di confondersi, ma il team della casa editrice dov'era? Tutto sommato però questa è stata un'esperienza di lettura bellissima per me. Io penso che questo sarà uno di quei libri che
ogni tanto, ogni tot, mi ritroverò a risfogliare o rileggere alcune parti, tanto per. E non ve lo posso consigliare perché, appunto, se non conoscete questa persona, non so quanto senso abbia leggere della sua vita, della sua prospettiva, della sua opinione, della sua vita e della sua carriera, anche perché ovviamente questo libro in italiano non esiste e Val è uno che scrive molto terra terra, cioè scrive un po' come parla, quindi se non siete molto pratici dell'inglese parlato, dello slang eccetera, perché lui è uno di strada, è un buzzurretto di Brooklyn, se non siete familiari appunto con lo slang americano fareste un po' di fatica forse. Comunque, questi erano i libri che ho letto ad aprile. Voi che libri avete letto in questo mese che si è concluso ormai già da un po'? Ah, e poi se avete letto La verità sul caso Harry Quebert, fatemi sapere che cosa ne pensate. Vi è piaciuto o l'avete odiato o come me siete un po' nel mezzo? E niente, il video di oggi finisce qui, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!